Lavoro con il cavallo, quindi per quanto riguarda la parte mattina se ne occuperà il maestro Carrani nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro che faremo stamani mattina è quello di andare a lavorare in maniera emozionale, okay, e energetica nel rapporto con il cavallo. Okay? Quindi ricreare una situazione in sicurezza ovviamente di un confronto pacifico, okay, dove dobbiamo disinnescare tutte quelle che possono essere le nostre emozioni positive o negative che si vengono a manifestare durante il lavoro con il cavallo, per entrare in quello stato che in gergo marziale viene definito mushin no shin, cioè la famosa no mente, ok? Quindi una situazione in cui riusciamo a gestire il rapporto con l'altro, che sia un animale o che sia umano, senza essere coinvolti e sopraffatti dalle nostre emozioni. Okay? Andremo a vedere che il cavallo in questo è un maestro. Okay? Chi di voi ha già avuto a che fare con i cavalli e quindi o ci lavora o che sa bene quanto il cavallo sia un animale empatico, okay? E quindi capace di sentire e di percepire i nostri stati d'animo, okay? Senza considerare che loro hanno dei recettori che sono stati stimati a circa 1 milione di volte superiori a noi nella lettura del linguaggio non verbale, okay? Quindi tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi diciamo, sentiamo, loro lo percepiscono, senza considerare che hanno i recettori degli ormoni, quindi la paura, la gioia, l'ansia, loro le annusano, le odorano. Okay? La nostra abilità dove sta? Riuscire a gestire tutto questo calderone, che siamo noi poi, no? Nell'aspetto emotivo, e instaurare un legame con il cavallo, un dialogo, più con il legame, un dialogo con domanda e risposta, e riuscire a fare l'azione giusta al momento giusto, quello che il maestro Bergamini definisce un po' il kizen, no? Cioè la capacità di saper aspettare il momento idoneo per poter agire o non agire, dipende dalla situazione in cui ci troviamo. Ok, quindi stamani andremo in tondino, affronteremo questo discorso. L'obiettivo sarà proprio quello di arrivare a dialogare con il cavallo solo ed esclusivamente attraverso il nostro respiro e la nostra energia. Quindi il cavallo risponderà alle nostre, ai nostri stati d'animo. Okay? Vedremo che all'inizio lo faremo con l'ausilio di strumenti quali potrebbero essere la frusta, ora poi vi spiegherò un tondino l'uso della frusta qual è, per arrivare poi a non doverla usare più. Okay? La frusta fondamentalmente è solo un prolungamento del braccio. Quindi non è uno strumento né di tortura né di altro, fosse una cosa del genere questo non è il punto, cioè potete andare da un'altra parte. Okay? Quindi l'obiettivo è arrivare a non doverla usare più, perché in realtà non è la frusta che fa avanzare o rallentare il nostro cavallo, ma siamo noi con la nostra postura, con la nostra energia, con la nostra intenzione. Tutto chiaro? Distanza sociale e distanza pubblica. Queste sono distanze differenti di relazione nel quale gli umani si organizzano. Okay?
Per una questione di sicurezza, nella distanza personale e nella distanza intima ci entra soltanto persone altamente selezionate, ok? Quindi amici, parenti e persone che conosco, del quale sono estremamente sicuro che non costituiscano un rischio. Se io devo parlare con lui, la mia distanza è questa, ok? Perché? Perché qualunque tipo di movimento o azione lui voglia intraprendere, io da qui ho il tempo di vederlo e di continuare a mantenere la mia distanza di sicurezza. Se io e lui parliamo da qua, ogni reazione a una sua azione iniziale sarà tardiva e inconcludente, perché da qui come si muove mi tocca e quindi il contatto è pericoloso, ok? Allora, premessa, tutto quello che sono le tecniche che io uso potete riprendere, fare foto, qualunque cosa, perché per me la tecnica è semplicemente un mezzo per spiegare un concetto. Io voglio che impariate i concetti. Delle tecniche non me ne frega niente, perché le uso soltanto come tramite. Non ho scuole e linee didattiche da mantenere. Io uso la tecnica semplicemente come espressione di un concetto didattico, né più né meno. Quindi fate tranquillamente quello che volete. Allora, abbiamo parlato di approccio. Avete visto col cavallo come reagiva in base alla vostra postura, in base a come vi muovevate? Benissimo. La stessa cosa avviene in relazione. Se io voglio disinnescare un confronto che possa sfociare in qualcosa di violento, indubbiamente il mio atteggiamento non sarà questo. Perché da questa posizione la soluzione è che si combatte. Punto. Io attuerò questo tipo di impostazione. Metto una barriera tra me e l'eventuale avversario contendente, cercando di fargli capire che non sono una minaccia per lui, ma che non voglio che invada il mio spazio, ok? Da qui a questo, qui sono già in posizione di guardia, se la situazione lo necessita. Quindi la mia prima azione di fronte a una persona che arriva in questo modo sarà subito quella di stabilire: fermati, qui parliamo tutto il giorno, fammi capire cosa vuoi, ma non voglio entrare in contatto, ok? Questo è il primo atto da fare per evitare che succeda un'azione violenta. Quando lui si muove da qui, io fuori non ho la possibilità di partire da questa posizione o mettermi in una qualunque posizione di guardia. Le mie azioni si svolgeranno da questa situazione. Io sto parlando e lui attacca, ok? Lancio destro, io sono qua, vado subito a bloccare, ok? Mantenendo lo spazio che ho praticamente inalterato. Lancio destro. Di ruotare, creare la rottura del suo equilibrio portandolo fuori. Per voi ci fermiamo qua, con loro invece proseguiamo, vuoto, cambio peso, vuoto, colpisco, porto giù, con la gamba, colpisco, chiudo in leva, da qui se voglio, lo porto via, ok? Alla voce. Cangia anche vedere. Guarda là. Okay. Eppure non mi faccio niente, lavorando sulla parte giusta dell'avambraccio e portando fuori l'aria nel tempo giusto dell'impatto, si riesce ad ammortizzare un colpo di una certa portata, ok? Ma lei non si muove, non si muove, ok? Quindi non è una questione di stazza, è una questione di struttura. Impostazione e compattezza, la struttura, ok? Andiamo oltre. Allora, cambiamo tipologia di azione. Gli attacchi che possiamo subire sono quello maggiore, attacchi in linea circolare o attacchi in linea dritta, ok?
rapportati prettamente con gli altri superiori, che siano un punto, che siano uno schiaffo, un tentativo di presa. La linea d'attacco è quella che a me fa la differenza sull'azione, cioè né più né meno, indipendentemente dalla tipologia di intenzione. Passiamo come nel concetto iniziale, la distanza, che se io sono qui per entrare nel mio spazio personale, cambia l'attacco, ritorna la stessa tecnica. Per voi, noi ci fermiamo a questo, a questa parte qui. Uno, porto fuori la parte del pollice, aggancio, porta giù, vuoto e tiro in basso. L'altra mano, colpisce sul viso. Calcio. Mamma mia. Per voi finisce qua. No, nel senso, sono morte, non avevo mai calcolato. Noi andiamo avanti, invece. Due. Questa è una leva sul gomito. Anche una rottura volendo. Verticale. Pressione del mento verso il petto, perdita di equilibrio, rotazione, controllo la testa, controllo tutto il corpo. Ti do lo spazio per scendere. Kaitennage. Controllo. Il dare le spalle all'avversario, andando via pensando che il mio dare le spalle sia percepito come interruzione del combattimento. Nella situazione dove sì, vabbè, vai, vai, hai ragione, facciamo questo. Okay? In natura l'invasore che cede spazio viene rincorso fino ai confini del territorio dall'altro. Quindi questo non vi mette nella condizione di interrompere il confronto, spesso lo accende. Perché se quello mi gira le spalle, la reazione più naturale, come minimo, io non ho finito dove vai e parte l'attacco e te l'attacco non lo vedi. Okay? Quindi questa è una leggerezza che non vi dovete permettere mai. Quando io gestisco un confronto, lo gestisco con gli occhi, lo gestisco guardando la persona, leggendo il comportamento della persona, tutto quello che è. Le sue movenze oculari, il nervosismo delle mani, la respirazione, ok? Tutto questo mi serve a leggere prima di arrivare al contatto, le intenzioni. Perché se lui, quando gli dico, ehi, fermo, si mette lì e comincia a parlare, qui ci si può stare una giornata. Ma se dopo che io gli ho dato l'avvertimento, lui continua a venire verso di me, e continua a dire, cazzo io... Ah, dove vai? Se io ti tiro qua, ah, ok, giù, giù, su, basta. Però no, non è più difficile se non fosse vestito con cose morbide, cioè se fosse con le maniche corte. Con cose morbide si lavora sul corpo. Anzi, se fosse senza la maglia sarebbe peggio. Non interessa niente, perché io ora lo tengo per qui perché gli faccio un favore. Ah, okay. Ah, perché lo guanteresti, perché è una pelle, se lo devo girare le braccia, via. Oh, oddio, stasera ti arriva la domanda. Non fare domande. No, ti interessa, è quel punto lì. Vieni qua, sul corpo ci sono tutta una serie di punti che vengono identificati come kyushu in giapponese, che servono a generare dolore, ok? Perché a seconda del vestiario io utilizzo per controllare l'avversario. Spalle, questo,
ok? Sono disposti su tutto il corpo. Ci sono punti più o meno controllabili rispetto ad altri, perché restano più o meno nascosti. Quindi dal momento in cui io mi trovo in una situazione di vestiario leggero, io li uso. Se qui ci arrivo con un colpo, lui il braccio lo uso, ok? Prima, quando sono entrato in parata, volutamente sono entrato di gomito, perché se lui arriva nel modo giusto, con l'avambraccio esposto, esce da una gomitata, con una parata ho fratturato l'avambraccio, lui non lavora più. Non ho bisogno di andare oltre, ok? Quindi è importante conoscere la disposizione dei punti di pressione nel corpo umano. Quindi, questo era solo per farvi vedere che se la situazione prende una brutta piega, sono io che allora inizio l'azione, ok? Non aspetto di subito. Ritorniamo invece nel caso precedente, quindi dove io do le spalle, invece di sinistro, pugno di destro, ok? Questo, appunto, se non ci fosse il bestiario, l'ho proiettato da qua, okay. Quindi, prima reazione, 1, 2, blocco l'attacco, appena sento il contatto, per me è iniziata un'azione violenta, per me è pericolo, non mi giro, dimmi, che se no la testa trovo là, ok, quindi, sotto, già finita l'azione, ok? Da qui, per voi, ci si ferma, ok? Quindi, 1, apro, 2, fine, per voi, finiamo qua. Noi invece andiamo sull'atteggiamento, ok? Quindi, siamo qui, 1, 2, vado a lavorare sulla gamba, ok? Quindi, l'ho fiaccato, lui si è ammorbidito, gamba vicina sul bersaglio più vicino, giù. La stessa cosa avviene totalmente quando c'è l'azione di intimidazione, cioè quello che si sente palesemente più forte di te e mentre parla ti si avvicina a spavaldo facendo questo, come se la mano sulla spalla dovesse servire a farti capire chi è più forte di te, magari preme, magari afferra, ok? Ma non ha intenzione di iniziare il confronto, perché si sente palesemente superiore, vuole soltanto dare una dimostrazione di forza, ok? Ci sono situazioni dove, giocando sul discorso che facevo prima, l'anticipazione dell'azione, io sfrutto il sistema nervoso per creare un disagio e allentare la sua forza dal punto dove sta lavorando, dove la sta esercitando. Quindi, prima azione da farsi su una cosa del genere, senza creare danni, ok? Perché io non voglio iniziare un'azione dannosa, non c'è ancora il pericolo, quindi se faccio questo, gli spacco il naso, si va davanti a un giudice per forza. Ma se io prendo contatto e colpisco sulla gola e gli faccio chiudere gli occhi, lui molla l'attenzione da qua, ok? Quindi la mia prima azione, come trovo il contatto, diventa questa. Blocco, colpisco. Da qui inizia la reazione. Gomito, sotto. E lo porto via. Barba in soccorso, lascialo, cosa gli fai? Quindi, qua di nuovo, 1, 2, sotto, questo è ancora un lavoro di leva, ma non è un lavoro di leva di controllo, è un lavoro per fargli perdere peso sulla base, ok? Quindi, sul gomito, azione di leva, questo mi sbasta, sufficiente, devo conoscere il corpo umano. Uno, una volta che lui ha perso peso dalla base, vuoto, passo sotto. Io lo porto dove mi fai. Ok? Però. Lei puoi proprio cercare il nervo ulnare. Ok. Sì.
Sì, l'ha sentito. Quindi, blocco. Noi ci fermiamo qua. Noi ci fermiamo alla prima azione, che spesso è già sufficiente. Uno, due, tre. Ok? Sempre distanza. Però. Distanza, ristabilisco l'ordine. Ok? Quindi in base allo stile, in base al contesto, in base alle, ai bisogni, cambia l'atteggiamento. Oggi si parte tutti da qui. Cioè, perché il contesto operativo una è questo. Cosa di difesa. Che io sono a giro, esco dalla macchina, e non sono Super Mario, che vado a giro così, ok? Io vado a giro qua. Se l'azione inizia, si schema, sullo spazio. Ok? Quindi, ma fatta le gambe. Non lo so questa cosa, ok? Se mi muovo e cerco bersagli, io non lo sto guardando nello specifico, ok? Sto vedendo che si muove, percepisco un'azione e la chiudo, ok? Non vado a cercare un'azione predefinita o precostruita. Seguo cosa succede, come? Sensazioni, esperienza, visione d'insieme. Io non guardo lui, guardo tutto, percepisco lui, è diverso. Se muovo un braccio lo vedo, se muovo un piede lo vedo, lo anticipo, ok? Non vado a cercare questo, questo. Questa didattica vi serve per apprendere quanto spazio occupate, la coordinazione braccia-gambe, la proiezione, il corpo umano, tutto quello che serve al combattimento. Ma il combattimento, questo, non mi serve. Mi serve questo. Oh, dentro. Diventi vostro. Quanto ci vuole? Non lo so. Io ho iniziato, avevo 11 anni. La settimana sono 30 anni. Ha capito? E faccio sta roba. Allora, qualcosa, qualcosa ho capito, ma non è che da un giorno all'altro si svegli e c'è il sapere infuso. Io continuo ad andare già da gente che ne sa più di me e continuo a studiare, ok? Questo è il concetto, si fa questo per imparare a, non per farlo. Okay. Abbiamo affrontato il concetto dell'ausilio, dello strumento per poterci facilitare la comunicazione col cavallo. Okay, perché il cavallo percepisce lo strumento, ne interpreta la funzione e reagisce a uno stimolo. Okay? No, qui è esattamente la stessa cosa. Quindi, io sono qua che parlo al telefono, lui arriva e tenta di colpirmi, la mia reazione diventa questa. Sì, taglio la gola così. Non ero volato nel frattempo. Già qui ho ristabilito l'equilibrio. Questa è la sua reazione. Vedete lo spazio come diventa? Ok. Vedete che qui ho un bersaglio nonostante la mia azione sia concentrata qua. Il terreno va usato perché io lo porto sempre a terra. Perché il terreno nella difesa personale è fondamentale. Fuori c'è il cemento. Chi attacca non pensa di poter essere atterrato, cade, non sa cadere, si fa male, ha bisogno di capire cosa succede, deve rialzarsi, valutare i danni. Io sono già andato a casa, ok? Se non lo porto giù sono costretto a combattere, e ancora, io devo disinnescare nel minor tempo possibile. Lui attacca, io ho il telefono in mano, spigolo, tempia, mandibola, orecchio. Colpisco sulle mani, è una sola, da una parte dura, ok? Questo, qui le dita o la mano è fatta da tante ossa piccole, si catturano facilmente. Il 90% dell'azione d'aggressione è fatta a carico della mano. Io rompo la mano, l'azione si interrompe. Perché non ha più mezzi per poter continuare. Quindi è inutile ingaggiare un combattimento. Bam, 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 il busto, magari quello c'è il giacchetto, lui attacca, io attacco e cerco di buttarlo giù. No, lui attacca, io attacco il punto più vicino a me. Bam, rompo la mano, c'è un'altra, attacca, bam, rompo anche l'altra. Qualcosa continua,
Strategia. Interrompere. Le gambe, ti spezzo anche le gambine e poi... La Sabrina è Terminator. Interrompere l'azione nel minor tempo possibile. Ok? Interrompere l'azione nel minor tempo possibile. Tenta di affrettare i cellulari. Viste di situazioni di vere. C'è da gente di Io ando le vedo scappare. Anche se è tutto troncato. Io ando le vedo scappare. Ok? Sì, no, ma a me mi fa poco paura. Tenta questo. Se è forte, io non posso pensare di liberarmi così, ma nemmeno io con lui ce la faccio, ok? Non posso pensare di lavorare con la sua parte forte e con la mia parte debole, ok? O quantomeno di fare energia. Mi avvicino a lui, vuoto, lascio fermo il punto di presa, ci giro io di lui. Lui, e ce l'abbiamo tutti. Rimuovere la spalla. Fermo. Chiudo il gomito vicino. Muovo. Semplicemente. Chiudo. Vedete che non è il gomito e basta, ma l'anca si avvicina perché il piede si muove. Questo lui non lo può contro dal ghiaccio. Muovi te, spieghi te. Perché sono io che li vado a contro. Quindi. Brava, e ma chi lo fa? Bravo. Ci porti in basso, ciao. E continui con una testata. Ok? Questo, attenzione a ristabilire subito la distanza. Ok? Il principio è quello di prima, gioco sul riflesso nel busto. Quindi, come mi sento tirare, stabilisco subito la base a testa, chiudo le mani tra di loro, vedi che stacca pollice intanto, perché che si batte le dita insieme, non fa male, non rompe, non disturba il sistema nervoso, reagisce, lui perde contatto con la presa, ok? Chiudo, fuori. Esterno, sulla giunzione delle dita, quindi giochino in velocità quando lui arriva forte, mi diventa questo. Ma l'azione è semplice, è questa qua. Uno, due. Lentezza. E ristabilire la distanza, ok? Questo. Uno, ok. Via. Via. Yeah.